Ecco come sono passato a suonare punk rock da mediocre a così. Oggi voglio spiegarvi il mio percorso, la mia esperienza in questo fantastico genere che è veramente super super divertente. Esperienza che parte da un concerto punk rock che ho visto qualche tempo fa e di lì mi sono preso benissimo perché io suonavo punk rock in modo appunto mediocre un bel po' di anni fa e qui ho detto no aspetta, voglio rimettermi e suonarlo nel giusto modo, quindi impararlo nella maniera migliore, tecnica, coordinazione, velocità, tutto quanto quello che c'è da sapere. Quindi quello che ho fatto è stato utilizzare Vibly. Vibly lo uso sempre per studiare perché mi permette di avere un mio metodo e scegliere gli argomenti e gli insegnanti migliori per me. Ovviamente quello che vi racconto io oggi è l'esperienza mia e il percorso che ho fatto io. Ognuno in base all'argomento, in base ai propri interessi, in base a quello che vuole studiare, può utilizzare Vibly perché appunto ci sono più di 150 corsi e più di 40 insegnanti. E a questo proposito, solamente per chi attiva Vibly entro fine luglio, sconto del 50% sull'annuale. Quindi si va a pagare Vibly 8,20€ circa al mese, cioè meno di un paio di bacchette come queste al mese. Quindi quello che voglio farvi vedere oggi è come Vibly è riuscito a risolvere i miei problemi. Quindi mi metto le cuffie, partiamo subito, entriamo subito all'interno di Vibly. Sono partito dalla home, sono andato a vedere il corso sul rock di Daniel Fasano. Come potete vedere, questo corso sul rock è composto da più stagioni per un totale di 24 video. Se si va alla stagione numero 3, quindi non proprio dalle basi ma già un pochettino più avanti, entriamo nel punk rock e le sue derivazioni. Daniel comincia la stagione con un brano fighissimo, suonando un brano fighissimo in stile Sex Pistols, e adesso ve ne faccio sentire un pezzettino perché veramente merita. Sentite che potenza e che precisione che ha Daniel in questo genere. Vai! Tiro pazzesco. Tra l'altro questi gruppi li spiega tutti quanti, sono una bomba. Tutto bello forte, potente e veloce. Ok, quindi avete visto come Daniel suona questo brano che è veramente una bomba e successivamente dopo averlo suonato ce lo va a spiegare. Quindi adesso vi faccio vedere il groove principale del brano, che è un groove che io non avevo mai pensato ma è veramente una bomba pazzesca perché è un groove normale ma con una spinta in più che lo rende completamente diverso da tutti i groove che sentiamo di solito. Vado a farvelo sentire direttamente dalla spiegazione. Vorrei partire subito da uno dei nick più utilizzati in generale nel punk rock, e l'ho anche utilizzato proprio nel pezzo che ho suonato all'inizio. Si tratta di questa cosa qua. Ve lo suono e poi ve lo spiego. Vai. Ve lo ricordate questo qua? Sentite che ha quella spinta in più, non è il groove solito. Questa è la spinta. E adesso ce la spiega. Vai Daniel. Ok, come avete visto è questa sorta di rullo che comprende un po' tutta la batteria che può essere utilizzato all'interno dei groove oppure proprio anche come fill semplice. Io all'inizio quando lo sentivo fare... devo dire che i primi dischi su cui l'ho sentito erano proprio i dischi dei Blink 182, vi parlo proprio di Enema of the States, ed era inserito in mezzo a questo groove di tom, quindi timpano suonato in ottavi, cassa come al solito sull'1 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4, e alla fine della misura c'era questo piccolo passaggio, questo chiamiamolo abbellimento. Io all'inizio non capivo bene come fosse suonato e lo suonavo in questo modo qua. Che comunque nel punk rock è utilizzatissimo ed è molto figo, ma
Quindi nello spazio di un ottavo, anziché inserire due sedicesimi, come facevo io all'inizio, dobbiamo inserire tre colpi poi disposti sulla batteria, quindi una terzina. Ve lo suono al volo sul rullante, giusto per farvi capire la divisione. Ok, qui sentiamo la ritmica, che poi dovremo pensare quando andiamo a suonare il groove. Ok? Yes. Questa è la divisione ritmica. Chiaramente spostiamo la mano destra sul timpano. E quindi, come potete vedere, qua in realtà abbiamo già un po' di materiale figo per suonare punk rock, perché abbiamo il groove normale, quello dove andiamo a suonare il timpano con la nostra mano forte, un po' come se facessimo un ritmo normale su Charleston, ma con la mano spostata sul timpano. Quindi. E questo è uno. Il secondo che abbiamo è quello che ci ha fatto vedere Daniel con il raddoppio in sedicesimi. Che può essere raddoppio timpano, tom, timpano, 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 quello poi sta a noi. E in più questa rullatona in terzine, che invece fa rullante, tom, timpano, cassa. Quindi. Sentite che rotola proprio, bellissimo, perché proprio dà quella spinta pazzesca al groove, veramente una figata pazzesca. E appunto qui poi ovviamente va avanti nelle varie spiegazioni e ci fa vedere poi tutti i vari groove fill che ha utilizzato all'interno di questo brano. Ma andando avanti, io poi sono andato ovviamente a vedermi tutte quante le puntate che ci sono, quindi i doppi colpi di cassa, il come andare a suonare veloce nel punk rock, le applicazioni dei doppi colpi, e in più, importante, sono andato a scaricarmi anche tutti i PDF e le basi, perché per ogni corso su Vibely abbiamo tutto trascritto. Quindi io voglio andarmi a vedere quel groove che di cui vi stavo parlando adesso? Nessun problema. Ho lo spartito, posso andare tranquillamente a scaricarmelo, stamparmelo, fare tutto quello che voglio. Eccolo qua. Eccetera eccetera, e poi ovviamente tutte le trascrizioni anche di quello che si va a vedere nelle puntate dopo. Oltre a questo, le basi, vi dicevo, quindi la base che avete sentito all'inizio della puntata è scaricabile, quindi potete scaricarla senza batteria andandovela a provare con il click, in modo tale da migliorarla sempre di più e arrivarla a suonare come l'ha suonata Daniel prima. Voglio ancora soffermarvi un attimo sulla puntata 5, questa qua, i fili iconici del punk rock, per spiegarvi quale è stato il mio problema a un certo punto. Nel senso, a un certo punto ho avuto un attimo in cui ho detto: cacchio, questo non riesco a farlo. E poi ve la faccio vedere, e poi vi faccio vedere come ho risolto. Quindi, ok, fili iconici. Passiamo alla seconda idea di Phil. Si tratta di questa cosa qua. Prima ve lo suono e poi ve lo spiego. E questo non è per niente semplice, perché è bello veloce, con accenti e ghost. Quindi, bella tostina. Ok, adesso ce lo spiega comunque. Anche questo su il nostro pattern che abbiamo fatto all'inizio, vi ricordate, no? L'accento ogni tre. Però questa volta cosa facciamo? Raddoppiamo, invece che farlo ogni tre sedicesimi, lo facciamo ogni sei sedicesimi. Quindi possiamo pensarlo su una griglia di trentaduesimi, quindi ogni sei più sei, eccetera, colpi di rullante diamo un accento. Oppure possiamo anche pensarlo in sedicesimi, lì dipende dal BPM a cui lo stiamo suonando. Quindi a quello a cui dobbiamo pensare è semplicemente un accento ogni tre, che però poi si chiude alla fine della misura. Quindi avremo questa 6 più 6 più 4. Chiamiamola clave, che suona così. Ok, questi sono gli accenti che dobbiamo pensare, e in mezzo ci devono stare Charleston, che ci tiene un riferimento ritmico, le ghost.
in 32esimi o 16esimi. Quello che dobbiamo fare è aggiungere tutti i 32esimi sotto, quindi e quando tiri su la velocità qua, quindi è veramente anche qua dura. Il segreto è partire lenti, esatto. Quindi partire molto semplicemente dai nostri accenti che stavamo studiando in sedicesimi, quindi pensare... Ok, quindi qui ho avuto un po' di problemini, perché non riuscivo a portare su di velocità questi colpi. Quindi quello che ho fatto è stato andare a cercarmi su Vibly, dato che come vi dicevo prima su Vibly è... Tutti i corsi di Vibly sono inclusi, io posso guardarmi una parte di Batteria Rock di Daniel Fasano, ma nel momento in cui ho un qualsiasi problema, e in questo caso è un problema sulla tecnica, posso andarmi a cercare il corso sulla tecnica. Il corso sulla tecnica, in questo caso tornando nella home, e vi aggiungo una cosa, dato che la vedo qui proprio in home, su Vibly, come potete vedere, questa, adesso che sto registrando il video, questa sera c'è una masterclass di Fabio Felkircher sul mondo ternario da John Bonham a Jeff Forcado. Le masterclass sono delle lezioni live in diretta degli insegnanti, quindi ogni utente può guardare la masterclass e può scrivere direttamente le domande all'insegnante, in modo tale che l'insegnante direttamente in live risponda a tutti i dubbi, e ci sono due masterclass al mese al momento. Allora, vi dicevo, andando avanti, allora facciamo così, andiamo sui filtri, cerchiamo strumento batteria, perché poi su Vibly ci sono anche altri strumenti, cerchiamo tecnica, e qui tra tutti i tantissimi cose che ci sono, tecnica pura di Tancredi Locigno. Sono andato a prendere tecnica pura. Tancredi Locigno è un batterista laureato al Berklee College of Music, quindi ha la tecnica veramente perfetta, la sa spiegare in modo super pulito, e come vedete qua, partendo dalla stagione 1, si parte dalle basi, quindi dall'impugnatura, dal free stroke, dal Müller stroke, e si vanno a vedere tutte le tecniche che servono al batterista per poter suonare tranquillo. Io avevo bisogno di applicazione a colpi singoli con accenti, cioè colpi singoli con accenti e ghost. Quindi sono andato direttamente su questa puntata e adesso vado a prendere la parte che mi ha svoltato per imparare i miei 6 colpi che prima vedevo nei feel di Daniel, e quindi andiamo. Vai pure, Tancredi, ti lascio la parola. È stato proprio memoria muscolare, provate a cercare qual è la sensazione che vi dà. Qui sta parlando del pelle più bordo, e perché gli accenti si possono ricordarvelo, di farlo entrare proprio dentro la vostra memoria muscolare. Comunque di base proviamo anche a dare l'accento di rimshot, vedrete che il suono sarà molto più possente perché inferreremo anche bordo e pelle insieme, il ferro, il metallo e non solo la pelle. Quindi, come potete vedere, qui mi sta dando degli esercizi utili per quello che dovevo fare prima, quindi è tutto collegato, e questa no, è la figata. Facciamolo anche di sinistra. Qui fermo un attimo perché mi ha detto una cosa, Tancredi, in questa puntata, che mi ha veramente svoltato, come vi dicevo prima, cioè io li ho sempre fatti di destra, dovevo fare 6 colpi o gli 8 colpi, facciamone 8. E li facevo tutti di destra, partendo di destra e fine. Lui mi ha detto, no, aspetta un attimo, per migliorarli anche di destra, parti con la sinistra. Fai tutte e due, partendo sia di destra sia di sinistra, perché altrimenti la sinistra rimarrà sempre sotto come tecnica. Invece fai la stessa cosa anche partendo di sinistra. In questo modo sono andato a migliorare tutte e due le mani, migliorando la sinistra. Questa è una lezione importantissima che mi ha dato, perché migliorando la mano, l'alto debole, si migliora tantissimo, perché l'alto forte è più facile da migliorare, l'alto debole invece è quello un po' più difficile, quello appunto debole. Quindi andando a fare gli esercizi anche con la sinistra, la mia tecnica e la mia velocità singoli è salita tantissimo, fino a riuscire a fare 8 colpi veloci. O anche 6, ovviamente.
e in questo modo io sono riuscito a fare quel feel che volevo tanto fare, che mi spiegava Daniel sul punk rock. La cosa interessante, tra l'altro, che dice Tancredi in questo caso è poi come applicare tutti gli esercizi che va a farti fare, perché lui qui va a spiegarti 8 colpi, una ghost e 7, no, una 100 e 7 ghost, 7 colpi, una 100 e 6 ghost, 6 colpi, 5 colpi, 4 colpi, sempre divisi tra 100 e ghost. In questo modo vai a fare tutti i vari esercizi che puoi trovarti, quindi ad esempio 4, 3, e poi li applichi sul set andando a modificare il punto in cui vai a suonare gli accenti. Quindi, ad esempio, prendiamo il 6, quello fatto da Daniel prima, facendolo sul rullante, poi andando ad applicarlo con gli accenti sul set, diventa... E vengono fuori dei feel veramente, veramente, veramente molto interessanti. La cosa figa che in realtà ho fatto per imparare bene la tecnica era quella di studiarmi, vedermi la puntata e applicarla subito quando ero al computer, ma poi in realtà la figata è che su Vibely c'è l'applicazione per smartphone e per tablet che puoi tranquillamente scaricarti e seguire tutti i corsi anche da cellulare, quindi ti metti le cuffiette e ti ascolti la lezione tranquillamente dove ti parla dell'impugnatura, dove ti spiega gli esercizi, ti guardi i PDF perché anche sull'applicazione puoi scaricare e guardare tutto, quindi è super comodo e non devi per forza pigliare il computer, attaccare, metterti davanti alla batteria. No, quando lo puoi fare ovviamente meglio perché hai la possibilità di provare subito, ma se sei in viaggio, se sei in giro eccetera, ti vuoi guardare una puntata, cellulare te l'attacchi e vai e impari anche in giro, non per forza nel bunker del batterista. Allora, arrivato a questo punto, quindi ho seguito tutto il corso di Daniel sul rock e sul punk rock. Ho seguito la parte di tecnica perché, appunto, come vi ho detto, ho avuto un po' di difficoltà sulla tecnica e quindi ho detto aspetta un attimo, tanto è tutto incluso, vado a prendermi il corso sulla tecnica e ho seguito anche quella in modo tale da migliorare e portare avanti le due cose, groove e feel del punk rock e intanto tecnica per andare più veloce, e successivamente ho creato un altro collegamento. Appunto, come vi dicevo, Vibely ti dà la possibilità di crearti questi collegamenti. Quindi ho fatto punk rock, tecnica, e poi successivamente ho detto, dato che c'è il corso su Travis Barker, vado a vedermi il corso su Travis Barker che si collega perfettamente, fatto da Andrea Bessone. Quindi l'ho visto tutto ed è una figata perché c'è una parte di storia in cui ti spiega tutto su Travis Barker, e ad esempio quella è una di quelle che ho guardato sul cellulare perché tanto era da ascoltare e sentire, perché ti fa sentire anche dei brani fighi dei Blink 182 di Travis Barker, e successivamente ti va a far vedere un po' di cose, tra cui lo sviluppo del doppio colpo alla Travis Barker, il setup che usa Travis Barker, l'originalità nei brani pop punk. Ad esempio ve ne faccio vedere un pezzettino di questa, perché ha un po' di feel e un intro soprattutto che vi voglio far sentire adesso, che conoscerete di sicuro, ed è secondo me uno degli intro più belli che ci siano nel pop punk. Poi vabbè, Travis è un fenomeno a suonare questo genere, è il genere probabilmente, ma ve lo faccio sentire perché Andrea Bessone lo spiega da paura. Ecco qua. L'ho capito e poi l'ho visto anche suonare da lui dopo anni, e il passaggio è questo, ve lo faccio sentire. Sentite il passaggio e scrivete nei commenti se capite qual è la canzone. Lo rifaccio. Molti di voi l'avranno già capito. Poi immaginatevi una canzone che parte così, non può non attirare l'attenzione del batterista. Qualunque persona, qualunque soggetto che non sappia cos'è una batteria, attiva
il cervello e alza le orecchie e sente questo passaggio, rimane colpito perché è una mitragliata prima di una canzone. Bellissimo, super figa tra l'altro, secondo me. Vabbè, io sono di parte. Comunque vi spiego questo passaggio, okay, in breve. E, la prima parte è stata veramente facile da imparare perché parte col piatto più altri colpi di rullante alternati alla cassa e suonati insieme al Charleston, quindi poi yes, dopo fa dei colpi singoli sul rullante e da due colpi sul tom, quindi dopo questa parte, questa ad esempio, questa cosa dei due colpi, la parte dopo con la mano sinistra, il Charleston è, non ci avevo mai pensato, dopo i due colpi di sinistro torna sul rullante e conclude il passaggio così. Quindi adesso, poi vabbè, ce lo fa sentire anche più piano e tutto, ma ad esempio quella roba dei due colpi di sinistra io non l'avevo mai pensata, cioè io questo non lo facevo così, lo facevo di destra, ma facendolo di destra vai a suonare tre colpi con la mano destra. Quindi in velocità è difficile, invece facendo le due di sinistra ti complichi molto meno la vita perché hai solamente, non hai mai quei tre colpi con la stessa mano che sono incasinati. Quindi l'ho fatto pian pianino questo, beh, bisogna sempre farlo con calma all'inizio. E poi successivamente l'ho portato su di velocità e quando riesci a farlo, mamma mia, ti senti al settimo cielo, perché è veramente un intro fighissimo. Non lo so ancora fare bene come Andrea Vessone, però comunque ho cominciato ad avvicinarmi un bel po', quindi questo appunto che vi ho fatto vedere oggi è il percorso che ho fatto e in realtà sto continuando a fare sul punk rock, su Vibly. Questo è solo un, come vi dicevo, un'idea di un percorso, quello che è stato il mio percorso. Ogni persona, ogni batterista può creare il proprio percorso in base alle proprie esigenze, quindi vuole studiare la coordinazione, quindi va a vedersi i corsi coordination workout specifici di Andrea Peracchia, poi va a vedersi i corsi di Fabio Bitiello dove spiega tutta la questione del vertical drumming e della sua idea di coordinazione, oppure se uno vuole diventare un frullino con le mani ci sono i corsi di Riccardo Merlini su appositi per andare a 350-400 bpm, oppure qualsiasi tipologia di argomento, qualsiasi tipologia di percorso, ogni batterista la può fare tranquillamente. Quindi appunto fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video, se volete altre tipologie di percorsi, magari ditemi anche gli argomenti che vorreste vedere. Qui sotto in descrizione vi ricordo che c'è il link per accedere allo sconto di Vibly che vi dà diritto al 50% di sconto per pagare Vibly 8,20 euro al mese. E con questo, ragazzi, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, cliccate il link qui sotto. Ciao ragazzi!